fare per tutti i bambini più sfortunati di noi, che a causa della guerra, dei terremoti e della povertà non possono studiare con serenità. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Gesù, benedici tutti noi che siamo qui presenti. Aiutaci a fare bene il nostro dovere di studenti e che ciascuno di noi possa mettere a disposizione di amici e compagni le proprie qualità e i propri doni per iniziare al meglio il nuovo anno scolastico. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, oh Signore. Tutte e due. Ce la fate? Oggi è una giornata importantissima per San Giorgio, per la scuola elementare. Sapete che in questi anni abbiamo impegnato tante risorse, non soltanto finanziarie ma anche appunto umane, perché tutti coloro che hanno collaborato, l'ufficio tecnico, le imprese che hanno lavorato, e quindi abbiamo reso più sicura e più bella, come hanno detto i ragazzi poc'anzi, anche questa scuola. Abbiamo iniziato già con il rifacimento del tetto, come tutti sapete, abbiamo tolto l'amianto, abbiamo tolto quell'altro pericolo che avevamo, che erano i controsoffitti, e oggi abbiamo un istituto a norma dal punto di vista anche dell'impianto elettrico, anche dal punto di vista igienico-sanitario. Quindi è chiaro che ancora ci saranno altre cose da fare, però con le risorse che abbiamo provvederemo anche nei prossimi anni a vedere di realizzare anche, non lo so, quello che saranno anche gli arredi, tutto quello che occorre per la scuola. Quindi da parte nostra il massimo impegno per quello che riguarda il contenitore, e quindi una scuola sicura dove i nostri figli possono crescere, possono essere formati. Volevo dire che quest'anno per San Giorgio penso che l'anno scolastico sia iniziato sotto i migliori auspici, perché tutto l'istituto comprensivo è stato intitolato, dopo una lunga battaglia, a una cittadina eccellente di San Giorgio, che è Anna Rita Sidoni. Per cui anche desidero ringraziare per l'impegno il sindaco, l'assessore Lisciandro, con la quale ci siamo sentiti veramente spesso, e veramente desidero ringraziare voi tutti, perché avete ben compreso come questo posticipo non fosse legato a capricci eccetera, ma veramente c'è stato da parte di tutte le componenti un impegno assoluto. Grazie all'amministrazione, ai docenti, e un anno scolastico meraviglioso a tutti quanti.